Mi è appena apparso una missione per prendere un veicolo che si chiama Thorsom Galena Geco. E mi sono sentito preso in causa, quindi andiamo a comprarlo. Con un giubbotto veramente figo. Anche se con 50 gradi all'ombra, penso che mi si scioglierebbe addosso quel giubbotto di pelle. Devo dire che non mi rispecchio molto in questo veicolo comunque. Vabbè, compriamolo. Atleta meccanico, compra tutti i veicoli disponibili. Questo è il primo video che faccio dopo l'aggiornamento 1.2 e devo dire alcune cose sono migliorate, per esempio la guida è molto meno scivolosa e questo è assolutamente un bene. E alcuni oggetti come ad esempio le granate hanno subito un reskin e devo dire niente male tra l'altro. Ad esempio le due granate MP, quella verde e quella blu, sì, hanno pressappoco lo stesso, diciamo, la stessa skin, ma con dettagli diversi. Questa è una cosa carina. Poi, non so se è una sorta di bug o è una cosa voluta e non credo, ma ho reso leggendari i pantaloni di Johnny. Ora, io ho ancora sia quello blu, che è quello originale che abbiamo preso, sia quello viola, che è la sua evoluzione per poi diventare giallo o arancione, diciamo, leggendario. Io credo che si siano duplicati e non sono diventati solo quello arancione, quello leggendario, perché essendo oggetto missione non lo posso, diciamo, smaltire. Quindi, da quello blu a quello viola mi ha fatto la copia di quello blu perché non posso distruggerlo, e da quello viola a quello arancione stessa roba perché non posso distruggerlo. Uguale le scarpe. Adesso ho tre paie di scarpe di Johnny. Devo dire che in realtà non è neanche male l'idea, perché metti caso che voglia potenziarle o voglia cambiare tipo di potenziamento, ho un backup di vestiti almeno. Eccoci qua. Ci teletrasportiamo nella zona della missione, nella zona della cappella. Eccoci arrivati alla zona della cappella. Beh, devo dire, mi aspettavo anche di peggio, visto tutti i precedenti. Ehi, che stai cercando di aprire? Adesso mi chiude dentro e non posso più uscire, ti immagini? Vediamo, aspetta. No, la porta è chiusa. Aspetta, meglio uscire. Si sa mai che poi mi chiudono dentro. Serenity Bible Church of Pacifica. Accesso non autorizzato. E ora sì, benissimo. Pace, fratelli! Sei lì? Ti stavamo aspettando. Ah, bene, mi fa piacere. Sei il mio contatto? Sei il mio contatto. Qualcuno mi parlerà di questo lavoro. Sono solo un intermediario. Avrai più informazioni. E adesso mi addormenta con una mossa Jedi. Voglio parlare con Brigitte, una specie di test. Cos'è, una prova? Per vedere se ero solo, che cromo ho addosso. È una specie di test. Di solito conosciamo i nostri collaboratori fin da bambini. Conosciamo i loro angeli. E i loro demoni. Sappiamo. Va bene, incontriamo Brigitte. Voglio parlare con Brigitte, è qui? No. Il centro commerciale è là. Vai alla macelleria. Sì, signore. Ti darà lui i dettagli. Ok, grazie. Salute, fratelli, e pace a voi e alle vostre anime. E la Madonna, che colpo di luce. Il centro commerciale all'angolo. Ah, qua vicino. Mi piace fare queste cose sopra i tetti delle città, anche se, diciamo, ogni tanto si blocca per vie traverse. Fare queste cose, correre e saltare sopra i tetti, perché mi sembra di giocare a un'altra versione di un eventuale Assassin's Creed. E si è aperta la porta. Buongiorno. Sì, signora, c'ha ragione. Sto cercando Placide. Placide. Non conosco nessuno con quel nome. Ok, grazie.
Sì, signora, c'ha ragione. Di là dove? Ah, di qua, grazie. Ho capito. Ah, guarda. Scusami, pensavo di dovermi spostare. Ok, ti ringrazio. Ah, quando mai? E quando mai non va male sto relic? Signora, basta un po', per favore. Sei tu Placid? Sei Placid. Ti pareva che non mi rispondevano. Vediamo. Eccolo qua. Placid. Placid. Penso fosse illegale vendere pollame. Pensavo che vendere polli allevati fosse illegale. Davvero? Sono 6 anni che il pollame probabilmente è malato. Ora, ad un tratto, uff, tutto pulito. Non è in vendita. Che cosa vuoi? Voglio parlare di Brigitte. In chiesa mi hanno detto di parlare con te. Mi hanno detto di parlare con te. In chiesa mi hanno detto di parlare con te. Mi manda Mr. Hans. Dice che vi serve un mercenario. Clacchete! Povero pollo. Te, incartato dentro il cartone. Dove l'hai nascosto? Ma quindi sei tipo uno che fa rituali, ma nel tempo del lavoro fa il macellaio? Focolaio di controversie. Una città nella città. Una macchia di corpo sulla macchia. Di qua. Tu ne non fila. Pensavo fossi tu che stessi parlando io. Benvenuto a Pacifica. Beh, grazie. Ci sono già stato più di una volta. Conosci bene Pacifica? Abbastanza, in realtà. Non siete proprio amichevoli con quelli che vengono da fuori. Questo è vero. Doveva essere una città in cui... Stanno sparando all'hotel. Un circolo chiuso. I corporativi gli davano soldi, loro li risputavano indietro. E io sto guardando lì intanto, da soldi corporativi. Lo immagino. Gli stessi corporativi che adesso staranno sparando a quell'hotel, probabilmente. Ora ci interessa solo il gym. Grandi imperi al mondo. Il più grosso e brutto tempio all'avidità di tutta Pacifica. Mai finito. Fino a settimana scorsa era deserto. Vuoto. Ora invece è pieno di parassiti? Ora è diventato una tana degli animals. E ti pareva? Sti maledetti animals non si fanno mai cazzi loro, Ehi, Placid! Placid! Vuoi che sta out e bello? Ok, mi provi in pita. Che bello che io non capisco realmente quello che stanno dicendo. Oh. Direi che in realtà, dai, è anche bello questo gioco. Pizzirito! Ah, ma lui dà il cibo alla gente che ne ha bisogno. Ma che patato che sei. Andiamo, non manca molto. Sei una brava persona. Sì, insomma, penso che sia una brava persona con le sue persone. Dopo, Emily, dai, non rompe coglioni. Probabilmente un giorno scopriremo che Placidi in realtà è una brava persona con tutti. Però devi avere la sua fiducia. Gli animals? Purtroppo sì. Qualche volta. Le ho anche pestate a sangue. Quelli degli animals fuori dal gym, morti. E questo è il lavoro. Saprai tutto tra poco. Sì, Placid. Credo che il titolo di questo video sarà un po' difficile da interpretare. Pacifica, senza rinforzi, isolati. È il vostro territorio. Cazzo, nemmeno gli sbirri mettono il naso qui. E questo è vero, perché non li avete cacciati? Cercano di provocarvi, di farvi fare un passo falso. Non escono dal gym. Quante persone stiamo parlando? Un centinaio? 30, forse. Ah, ecco. Speravo anche di più io. Siediti. Dove? Ah, nel tuo ufficio? Quando vedrò Brigitte. Fai il lavoro, poi vediamo. Non rompere i coglioni che sennò ti ammazzo, eh. Togli la mano, ma che diavolo. Che diavolo fai? Ma almeno non ti riempirà di chiacchiere. Oh, almeno è uno bravo. Ho l'impressione che non saremo grandi amici. Evelyn Parker, ti dice qualcosa? Evelyn Parker, ti dice qualcosa? Non è una di noi. Questo l'avevo capito. Perché non mandate i vostri scagnozzi? Perché non mandate i vostri al gym? Non funziona così. E come funziona allora? Funziona bene il più delle volte.
Come funziona? Funziona bene. Il tuo sciamano di cromo è Victor. Che importa se sai che c'è, vaffanculo, lo conosci? Voi vi conoscete? No, non serve. Questo hardware è merda, dovresti cambiarlo. No, ma dai! Quindi sei anche un bisturi. Che importa? C'entra qualcosa, o è solo un modo per spaventarmi? Devi essere all'altezza. Devo ma come mi è roba di merda, dai, questo che cattiverio. Non ha identificativo. Cos'è? Cazzi miei, sono qui per il chip e parte questo, tutto ok, non importa, tanto è rotto. Sono qui per il chip. È per questo chip che sono qui e che voglio vedere Brigitte. Non ha un'aria familiare? Perché? Dovrebbe. Come l'hai rotto? Un proiettile nel cranio. Non funziona. Ecco come. E allora come sei vivo? Cosa devo fare per una volta per del gym? Non mi hai chiesto il mio curriculum. Non mi hai chiesto che esperienza ho. Cosa so fare? Visto che abbiamo non i pugni nelle mani. Niente posto fisso qui. Devi questo lo immaginavo. Una cosa per noi. Va bene, cosa devo fare? Una volta dentro, che devo fare? La camionè. Quella cosa che? 20:35:07. 3 secondi prima. Puff. Vogliamo scoprire da dove viene la camionè. Quel furgone è sicuramente modificato. Il furgone è sicuramente modificato. Ma che bravo! Non lo sai neanche tu. Sto solo mettendo insieme i pezzi. Questo è vero. Tecnologia piuttosto avanzata per gli animals. Tecnologia piuttosto avanzata. Non mi sembra roba da bestioni. Probabilmente l'hanno inculato da qualche parte. Qualunque cosa sia è importante. Batman Kelly ha desano coi. Batman Potla. Vuoi fare una pausa? Credo che abbia bisogno del tuo aiuto. Vuoi fare una pausa? Credo che abbiano bisogno di te. Se la caveranno. Quindi tu sei medico, bisturi, macellaio, salvatore. Qui non parliamo solo di animals, vero? Qui non parliamo solo di animals. Lui sa tutto, lui fa tutto. Soldati, da qualcun altro. Da qualcuno con un furgone pieno di roba da Netrunner. È qui che entro in gioco io? Per scoprire chi? Sì, molto probabilmente. Resta nascosto. Controlla solo la situazione. Ok, una missione ora stealth, quindi. La nostra sottorete. Perché? A che serve? Attraverso acque vedrò quello che vedi tu. Sentirò quello che senti tu. Ti guiderò nel gym. Sarà il mio spirito guida. Sai che dice il bisturi? Sappiamo chi è il Netrunner. Chi è il Netrunner all'interno? Cosa vuole? Spero che me lo direi tu. Lo immaginavo. Volete tenermi d'occhio? Quindi, vuoi tenermi d'occhio? Alla faccia della fiducia. Noi non ci fidiamo. D'accordo. C'è altro che dovrei sapere? Cerca i nostri uomini vicino al centro commerciale. Ti diranno come entrare. Ok, lo facciamo. Se io faccio questo, tu mi metti in contatto con Brigitte, giusto? Sì. Bravo. I sottili in fondo al corridoio. Scendi, i miei ti lasceranno passare. Grazie. Abbiamo finito. Abbiamo finito. Sembra che gli estranei non siano benvenuti. Brigitte sa che deve incontrare. Perché vi fate chiamare Voodoo? Ma niente di interessante, insomma. L'uscita è di là. Ok, capo. Sono tutto orecchie, dimmi. Ecco, è vero. Sto controllando. Il link che hai in testa è pulito. Così pare. Sì, abbastanza. Ma è scomparsa Evelyn. No, com'è che si chiamava? Emily forse si chiamava. È scomparsa. Il luogo è a 400 metri da qua. Andiamo allora. Ah, tra l'altro, tra le varie cose, ieri prima di registrare ho cambiato il sistema operativo. Ho messo il Sandevistan Warp Dancer, che, a parte il fatto che è iconico, riduce il tempo del rallentamento, ma aumenta di molto i danni critici. E in realtà con la nostra build che ho creato, il nostro personaggio ha probabilità di colpo critico 100. Quindi è sicuro sempre che noi faremo colpi critici. Ecco fatto. 8 secondi saranno anche la metà del tempo, eh. Però, di sicuro non mi lamento. Aspetta. Ehi là. Un po' tardi per aver identificato un corpo, eh. Sorpresa. Cucù. Sedete.
67.000, beh, non è male, dai. Che in realtà questa spada non è la Black Unicorn, è la Satori. Beh, questa spada diciamo che ho fatto fatica a ritrovarla, perché appare nella zona iniziale. Ma nonostante questa spada sia molto debole rispetto a molte altre, ha questo modificatore incredibile: più 606,60 danno critico. La Madonna proprio. E la cosa incredibile è che tra l'altro ha anche degli spazi per le mod. Ad esempio aumentare la probabilità di critico, ma noi siamo critico 100%, cioè vogliamo proprio andare oltre la sicurezza aumentando il critico. Mamma mia, Assassin's Creed, chi figa. Allora, vabbè, devo dire che 8 secondi sono pochi, sono veramente pochi, però con l'aumento del danno critico voglio conviverci, voglio proprio convivere con questo bonus. Mal che vada, torno indietro, nel senso, il critico comunque di base già ce l'abbiamo, sia il fatto di farlo sia il fatto di danno. Però sai, quel 50% extra ancora di critico non mi dispiace. Ehi là, siete gli uomini di Pasid? Sapete come entrare? Mi hanno detto di sì. Sì, dal garage, sul retro. Ma in silenzio. In silenzio. È successo qualcosa di interessante? Da quando siamo qui tutto tranquillo. Nessuno è entrato o uscito? No, nessuno. Una volta sono usciti per fare riparazioni. Ah, ecco, strano. Va bene, dov'è il garage? Da lì. Scusa un attimo, giusto curiosità mia. Ok, no, niente bisturi. Volevo per questa missione cambiare e mettere quello di prima, aumentare il tempo in silenzioso, ma a quanto pare dovrò aspettare. Oh, guarda un po' dei nemici. Beh, aspettiamo 6 secondi e diamo inizio allo show. Via! Roba leggendaria. La Madonna, che volo! Che volo si è fatto questo tizio qua! Roba leggendaria. È una batteria del mercato nero. Già ce l'ho. Cosa stavano facendo? Stavano prendendo dei panini. Dobbiamo ricordarci che questa missione la dobbiamo fare in silenziosa, ovviamente. Quindi direi avere solo armi silenziosa a questo giro, come ad esempio le nostre spade, il nostro fucile da cecchino e questo nuovo fucile d'assalto. In realtà non mi dice di essere silenzioso la missione oppure fallisce, però meglio stare tranquilli. Mettiamo al posto del fucile a questo giro la pistola, però è un pelo più precisa. Aspettiamo che il tizio se ne vada. Minchia, 700.000 di critico. Sganiamo il topo di fogna! Quasi 100.000 di critico su un braccio, 700.000 sulla testa. Beh. Devo dire che l'abbiamo costruito proprio bene il personaggio. Fatti vedere se hai. Poi là, attenzione. Ce ne sono altri lì. Rallentiamo il tempo. Ma dai, stavano venendo con le pizze e io le ho uccisi. Sono una persona terribile. Ok, ci sono. Vedo la camionè, controllala. Dov'è Staz, la camionè? La telecamera nel corridoio, evitala. Ma va? Avevi detto che il posto era abbandonato da anni. Ora non l'avranno riattivata loro? Ti pareva. Allora, aspettiamo un attimo. Niente più telecamera. Cazzo. Ah bene. Ma cosa vuoi fare? Ma stai buono, scemo. Ti apro in due. Ti apro come una mela, pezzo di merda. Morto. Giusto per sicurezza, ci facciamo come al solito una bella bevuta
e una mangiata almeno, recuperiamo tutto. Ah, ma io non dovevo passare da qua? Vabbè, amen. Ma quindi? Ah, ecco, stavo dicendo, ma quindi quando è che si apre? Io intanto, nonostante queste cose non mi servano, beh, non serviranno neanche a loro, visto che tra poco saranno tutti morti. Tutti e 30. Questo cos'è? Ah, è una pistola, ok. Ma sto rumore, cos'è che è? Il robot pugile? Come quello che abbiamo visto all'inizio? Questo è l'atrio centrale. Resta nascosto, attento alle pattuglie. Dirmi di restare nascosto è più facile a dirsi che a farsi, amico. Sai com'è? A me piace fare casino. Allora, questo giro metterei il fucile da cecchino. Non posso fare uno zoom maggiore, ma che palle. Senti, ti ha detto Sasquatch di rompermi il cazzo o lo fai per divertirti? Nessuno deve sapere che siamo qui. Beh, dai, dove è finito? È finito dentro il cassonetto. Aspetta, mettiamo il cecchino, che questa è un filo più lontana. Beh, che dire. Oggetto leggendario, attenzione. Chip, vieni qui. Cosa avevi? Un'altra batteria del mercato nero. Ho capito che siamo pacifica e qui la legge proprio... Non esiste minga, no, però qua c'è un bel po' di gente. C'è un bel po' di gente e ucciderne uno vuol dire assolutamente farsi sgamare qua. Dobbiamo arrivare lì. E come ce la faccio? In silenzio almeno. Guarda quanta gente. Avessi avuto il coso per rallentare il tempo di prima, quello che dura molto di più, adesso sarebbe una questione molto più semplice. Allora, aspetta. In silenzio, ricordatelo, V. In silenzio. Visto che tu sei qua in mezzo, potresti attirare attenzioni che io non voglio. Meglio spostarti in una zona più nascosta, dove c'è la spazzatura, magari. Come pretendono che io arrivi lì senza farmi sgamare? Allora, aspetta. Manipola. La torretta ora non dovrebbe più colpire me, giusto? Dovrebbe colpire loro se inizia la battaglia. Trova il furgone nell'atrio, ma lì in mezzo non c'è nulla. Cioè, nel senso, il furgone credo sia quello. Ok, furgone in vista. Dobbiamo raggiungere il furgone, ma quel furgone... è circondato da animals. Forse okay, riesco. Sono al furgone. Ma il netrunner non c'è. Vedo quello che vedi. Niente chiacchiere. Esatto. Il furgone. Sperando che nessuno mi sgami. Già che ci siamo, ti dispiace dirmi cosa cerchiamo? Questo è vero. La mappa del flusso da Vivi Pacifica. Cercano l'acque. Chi sarebbero loro? La Netwatch, cercano sempre di fotterci. Ah, vi stanno cercando, dice. Vi stanno cercando. Gli avete dato qualche motivo? Dovete averli fatti incazzare, eh? Non vi avrebbero attaccati senza provocarli. Questo è vero. Il motivo è uno solo, sempre lo stesso. La Reso Agwe. È una rete che non possono vedere né toccare. È il dark web di questo mondo, diciamo. È il vostro dark web. Ok, il mio ruolo. Ok, perciò cosa devo fare? Raggiungi la gente, sarà facile trovarlo. Guarda la mappa, lui è nel cinema. Torna indietro, questa non è la tua guerra. Ehi! Matt! Cosa? Placid, che c'è? Siamo tagliati fuori. Ci ha sgamato! Faremo altri ice. È tutto sotto controllo. Ma basta Link o Hacking. Poi che faccio? Sì, capo. Il Netrunner sa che abbiamo visto la mappa, trovalo. Scollevo che lo trovo, non lo sappiamo uccidere tramite la rete. Possiamo bruciarlo via rete. Deve essere collegato al furgone. Non posso passare le sue protezioni. Devi trovarlo. È il master. È il master hacker lui. Non voglio dichiarare quella alla Netwatch. Come lo trovo? Ok. E una volta trovato, cosa faccio? Anche perché tanto non voglio dichiarargli guerra. Peggio di così. La gente cerca di tagliarti fuori. Tra poco arrivano gli Animals. Passa dalla tromba dell'ascensore per andare alla lobby, sinistra. Ok, un attimo, con calma. Non farti vedere. Sei al sicuro qui, fidati.
Merda, abbiamo detto non farci, non facciamoci vedere. Ecco fatto. E come proseguo di qua? È chiuso. Ecco fatto. Oh, meglio. Un po' di meno gente. Ok, dobbiamo scendere, ma è tutto chiuso anche di qua. Ottimo. È tutto chiuso da tutte le direzioni. Questo tizio sicuramente sa cosa sta facendo. Azzeriamo il coglione. Ma statevene buoni, su. Cosa vuoi azzerare? Vi faccio il culo a tutti ora. Ma statevene buoni. Ho un'arma silenziata che, nonostante... Ah, giusto, quella torretta ora è mia. Vero. Vaffanculo. Ecco fatto. Dicevamo? Ma guarda quanto era montato questo, con anche la cintura del campione dei pesi massimi. Mamma mia, quanto sei show off. Allora, via una testa. Via un'altra testa. Ne manca uno. Via un'altra testa. Via un'altra testa. 1.170.000. Beh, Placid, mi hai detto di non fare casino, ma il casino l'hanno iniziato loro, sfidandomi. Ma come faccio a passare tutto... È tutto chiuso. Ma stai buono, scemo. Cazzo ti abbai. È tutto chiuso, Placid. Io come passo? Massacrando, cazzo! Sì, è proprio vero. È proprio vero, vi sto tutti massacrando. Ma stanno spawnando tutti qua, dai, non è po- Ma dai, quello è caduto. Strozzati. Stanno spawnando palesemente tutti lì. Il gioco continua a dirmi di passare di qua, ma di qua è chiuso. Io come passo? Ah, una strada aperta, finalmente. Ma su al secondo piano. Ma siamo sempre qui, Placid. È sempre chiuso. Guarda te se devo farmi dei giri assurdi per riuscire a scoprire come cavolo passare. Beh, tanto vale prenderselo, no? Tanto ormai... Occhi aperti. Che cosa succede? Esatto. Stai per avere compagnia, scansionala subito. È pericolosa. Matilda K-Rose si chiama. Deve avere un punto debole. Nessuno di loro avrebbe mai ucciso tanti del mio branco. Beh, nonostante tutto, io credo che non sarà un problema la signorina. Il suo punto debole, io credo che sia quel punto scintillante. Vieni qui, fatti sotto. Ui! Cazzo fai? Maledetto animale. Ricordati che quest'arma è vostra. L'ho presa dalla vostra stazione, eh? Ora la gente. Direi che ne ha avuto abbastanza. Cos'è? Che ne ha avuto abbastanza. Ho trovato un oggetto, ma non ho visto. Ehi, stai buona? Oggetti leggendari. Prendiamoli. E anche 1200 dollari. Beh, meglio di nulla, no? E abbiamo svuotato mezzo caricatore per farla fuori. Direi che in realtà, beh, abbiamo resistito più che abbastanza. Grazie Placid che mi hai aperto il cinema. Bene, chissà che film danno stasera. Nella sala 1, la 2 o la Tarae? Ehi, Netrunner! Dove sei? Hackeralo. Dobbiamo accedere ai suoi dati. Capito? Prima dovrai far... Placid? Ma... Credo di conoscerlo il film, ma visto così non ti so dire. Poi magari mi sbaglio, eh. Magari è una roba che hanno fatto loro. Oh, oh. Calma. Che cosa hai fatto? Beh, ora possiamo parlare in privato. Bene. Ho interrotto la connessione con il resto di Pacifica. Ci darà un po' di tempo. Va bene, parliamo. Stordisci, corporativo, d'accordo, sentiamo. D'accordo, allora sentiamo. Ti aveva installato uno spettro, vero? Vedeva e sentiva tutto. Seguivi i suoi ordini. Non
Non so quanto ti paghino i Voodoo Boys, ma noi siamo molto generosi. Non è quello che mi serve, non mi interessa. Voglio solo parlare con il capo dei Voodoo. Non mi interessa. Non lo faccio per soldi. Devo parlare con Maman Brigitte, la chefin dei Voodoo. Brigitte e il suo cagnolino Tinepton sono bloccati da diversi giorni, da quando abbiamo oscurato la sottorete con degli ice. E tu? Beh, tu sei stato mandato qui per liberarli. Sai perché non ti hanno detto niente? Perché sei un ragnon. Un che? È così che chiamano gli estranei assoldati per lavori speciali. Stracci. Quando non gli servi più, ti gettano via. Forse è la prima volta che lo fanno. Hai qualche prova? Stai bleffando. Stai bleffando. Hai le spalle al muro. Non puoi schivare questo proiettile. Questo grosso proiettile. Non vedo motivo per cui non dovremmo uscirne entrambi vivi. E questo è vero. Vorresti il meglio per me? Ora la Network predica l'altruismo. Non dobbiamo piacerti per capire che siamo soci migliori dei Voodoo. Questo certo, forse è vero però. Brigitte, ma sarà dura parlare con lei quando sarai morto. Tanto non sono io a morire, hai sconfitto Brigitte, come? Hai catturato Brigitte. E come ci saresti riuscito? Sapevamo che una volta preso il gym avrebbero mandato dei Netrunner. T-Neptune si è infiltrato per primo, in ricognizione. Dopo averlo bloccato con l'ice, si è infiltrata anche Brigitte, usandolo come scudo. Un'avversaria difficile, ma l'abbiamo comunque bloccata. Hai qualche prova? Hai qualche prova? Che i Voodoo vogliano fregarmi? Vogliano? L'hanno già fatto. Appena gli hai dato il tuo link, hanno installato uno spettro e un virus. Come se fosse stato lì. Sta cercando di fotterti. È così evidente. Ti ho chiesto delle prove. E poi l'avrei notato. Ah, sì? Allora dai un'occhiata. Lancia una diagnostica dei sistemi. È vero. Esegui una diagnostica. Okay. Quanto ci vuole per over? Niente fuori posto. Una traccia di riprova e poi confronta i risultati con i primi ottenuti. Ah, va bene. Identiche, giusto? Perché non è una vera scansione, è una copia. Ah, perché non attaccate direttamente i Voodoo? Perché non li attaccate direttamente? Immagino abbiate identificato i capi dei Voodoo. E anche se fosse, mi vedi come un assassino che li ucciderebbe uno alla volta? Ti prego, non fingere che le corporazioni che vi pagano non vi scarichino il loro lavoro sporco. Questo è vero, cioè dai, non fare il santarellino però. Ah, gli eserciti fanno troppo rumore e i Voodoo scappano come topi. Che problema avete con i Voodoo? Qual è il problema con i Voodoo? Vogliamo la loro sottorete. Quanti attacchi dietro il Black Wall abbiamo neutralizzato l'anno scorso? Vuoi che indovini? Abbastanza. Quindi non lo sai. Non lo sa nessuno a Night City, all'infuori di noi. E nessuno vuole saperlo. La gente lo immagina come un grande muro di confine. La soluzione che proteggerà per sempre l'umanità. In realtà è più simile a un sacchetto della spazzatura messo a chiudere una finestra rotta. Beh, i Voodoo Boys non la smettono di fare i loro cazzo di buchi. Beh, devo dire che come metafora sicuramente è azzeccata. Va bene, sentiamo che cosa hai da dire. D'accordo. Ultima possibilità. Che cosa mi offri? Una decisione. Un compromesso. Ti rimuoverò quel virus dei Voodoo Boys e libererò Brigitte e T-Neptune. Si risveglieranno come se non fosse successo nulla, non preoccuparti. Non tu mi fido purtroppo. Lasciarci andare con i nostri dati. Che no, dici? Direi di no. Credo proprio che mi atterrò al piano. Minchia, che colpo in faccia! Che cazzotto incredibile! Orca troia, il naso meccanico! Quella! Quelli sono tutti cattivi che stanno arrivando? Cazzo è successo? Wow. Minchia. Ehi, Vi, tutto bene? Mica tanto, dammi un secondo. Dammi un secondo. Arca troia. Un attimo fa tu eri come lui. Grazie. Ma
non te l'ho chiesto. Alziamoci. Oh, cos'è successo? Quello aveva ragione. I Voodoo hanno bluffato. Non appena gli hai dato accesso alla rete Netwatch, hanno fritto tutti gli agenti, te compreso. Che stronzo! Perché il mio cervello non è andato, il biochip è intervenuto di nuovo per salvarmi? Andiamo a fare le complacid, quindi perché il mio cervello non è andato? Allora, perché il mio cervello non sta fumando? Non lo so, hai tirato fuori le palle, forse. Credi che i Voodoo abbiano liberato Brigitte? Non se la passeranno liscia. I Voodoo avranno liberato Brigitte? Sembra che il loro piano fosse questo, e ha funzionato grazie a te. Dopo che i Voodoo ti hanno usato come un drone kamikaze. Questo l'ho notato. Di lavorare con noi, gli spaventosi Voodoo Boys. Placid ti ha preso per spazzatura, per uno che nessuno sarebbe mai venuto a cercare. E invece, a quanto pare, se avrei dovuto dire la verità, mi sembra che lo fai sempre facile a parole. Cosa? Avrei dovuto dire la verità? No, ne parleremo con Brigitte. Dopotutto, le hai salvato il culo. Non ho bisogno di parlare con un cagnolino. Placid non può passarla liscia. Torniamo al Bettis. Bastardo, andiamo a fare due chiacchiere. Mi piacciono le sorprese. Quel bastardo. Ti giuro che se possiamo, gli spacco il culo, porca troia. Ti spacco la faccia, bastardo. Ma che personcina carina. Aveva una bottiglia e un preservativo. Ah, brava persona questo. Chissà cosa avrà da dire quello stronzo, però. Sono proprio curioso di vedere. Ehi là, stronzi. Vuoi parlare con Placid? È questo che vuoi? Sì. Perché posso portarti da lui? Fammi strada, lo troverò da solo. No, fammi strada. Fammi strada. Rotgui. Forse salire in macchina non è una buona idea. No, per fortuna sono stati bravi. Per fortuna hanno capito che non stavo scherzando. Pensavo, magari saliamo in macchina e cercano di farci fuori. Forse hanno capito che non conviene. Ehi là, pezzo di merda. Come va? Ciao. Tornato. Come? Come hai fatto? Colpisci, volevi fottermi. Che cosa mi hai fatto nel gym? Che cosa hai usato esattamente per colpire il gym? Un virus? Un impulso elettromagnetico guidato? L'ho visto prima che mi si friggesse il cervello. Avete eliminato gli agenti della Netwatch nella rete di Mosley. Si chiama Kivale Limie. Colui che inghiotte la luce. Ha inghiottito 10 agenti Netwatch, distrutto la rete, le BBS, ma non te. Tu perché io sono il salvatore. Evidentemente hai sbagliato qualcosa. Hai fatto casino, pare. Che ne pensa, Brigitte? Ah sì, andiamo di sotto. Non finisce qui. Netwatch tornerà. Chissà perché la cosa non mi sospetta proprio nulla di buono. Niente di speciale. Hai visto le scansioni? Stai zitto, Placid. Soti conia, fe tut mon soti. Tu devi essere Brigitte. Mandi via Placid solo con me? Tu devi essere Brigitte. Tu devi essere Brigitte. Non è facile trovarti. Hai qualcosa per me? Tu sai del biochip, vero? Sì, dobbiamo controllare in che stato è. È stato... è in uno stato pessimo, credimi. Pessimo, 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 perché io sto male. Che cosa hai visto nelle mie scansioni? Che hai visto nelle mie scansioni? Di sicuro più di Placid. Questo era palese. Hai conosciuto il biochip perché lo stavi già cercando. Dobbiamo esaminarti. Se sei sopravvissuto nel gym, lo devi al chip. Fantastico. Devi pensarci prima di cercare di uccidermi. Non vi lascerò rovistare nella mia testa. Dovevi pensarci prima di cercare di uccidermi. Se io ero qui, il chip non correva pericoli. Se in buone condizioni ti offriamo un buon prezzo. Anche qualcosa di più per il valore affettivo. Ma io non ve lo voglio dare, non è in vendita. Il biochip non è in vendita. E non potete strapparmelo via. Era già in condizioni di merda prima che mi avventurassi nel gym. Perché? Non funziona? Non è no. Quello. Il problema è che nessuno è in grado di tirarlo fuori senza uccidermi. Visto e che allora ti uccideremo. Voi il furto, ho pensato che poteste aiutarmi. Come fai a saperlo? Come ci hai trovato? Potete aiutarmi o no? Senti, potete aiutarmi o no? Sì, certo, ma non qui. Andiamo nella cripta. Lì ci darai accesso al chip. Cos'è Borderlands? Quando avremo i dati che ci servono, vedremo di aiutarti.
Non pensare che sia così disperato. Allora, dopo di te. Allora, dopo di te. Andiamo nella cripta. Andiamo nel vault.